dimezzata e quest'anno dimezzata ancora di più e purtroppo in lontananza. Non vedo nessuno e quindi spero di essere abbastanza convincente. Allora, il programma che io avrei dovuto fare quest'anno era proprio legato a delle letture che si riferivano alle epidemie e alla peste. Quindi avevo scelto di partire con La peste di Atene, descritta da Tucidide nella guerra del Peloponneso, e adesso partiamo, quindi, prima di arrivare alla descrizione, alla lettura di queste pagine, veramente di una descrizione addirittura cinica nella loro formulazione, a parlare un attimo di Tucidide. Allora, chi era Tucidide? Della vita di Tucidide si sa poco, tant'è che c'è una questione tucididea che è ancora, diciamo, in corso d'opera, su cui ha scritto due bei libri Luciano Canfora. Il primo, editato nel 1999 alla Piccola Biblioteca Adelphi, e che è Il mistero Tucidide. L'altro, del 2016, dalla Terza, un bel tomone, Tucidide, la menzogna, la colpa e l'esilio. Allora, perché questa questione tucididea? Perché della vita di Tucidide si sa poco e niente. Intanto anche la data di nascita è di difficile reperibilità. Che cosa sappiamo? Le date che vengono fornite, una certa la sappiamo, che Tucidide è eletto stratego per l'anno 424-423 a dare, a difendere Anfipoli, nella Tracia, che era sotto la minaccia del generale spartano Brasida, che poi la conquisterà. Allora, se questo è l'anno in cui lui, questo è l'anno sicuramente in cui lui viene eletto stratego, quindi siccome normalmente l'età minima per diventare stratego era attorno ai 30 anni, quindi Tucidide deve essere nato non più tardi del 455 a.C. La sua famiglia sembra che fosse imparentata con il vincitore di Salamina, scusate, con il vincitore di Maratona. Sappiamo di chi è figlio, perché il padre lo nomina lui stesso, adesso vi dico il capitolo dove lo nomina lui stesso, e dice di essere figlio di Oloro. Tra l'altro, questa notazione lui la riporta nel quarto libro, quando descrive l'invasione, la difesa di Anfipoli da parte sua. Infatti dice di essere chiamato per proteggere la piazza forte e alcuni strateghi mandano il messaggio a chi? Questo è il riporto esattamente, a Tucidide, figlio di Oloro, l'autore di questa storia. Quindi lui è lì, di questo lo sappiamo di sicuro. Ora, questa cosa crea però dei problemi, perché secondo molto probabilmente, siccome la difesa di Anfipoli non sortì nessun effetto, Brasida la conquista, sembra che Tucidide sia stato condannato all'esilio. Allora, su questa cosa, però, su questo diventa strano il fatto che nell'ultimo libro della guerra, l'ottavo, Tucidide descriva con informazioni di prima mano la presa del potere da parte degli oligarchi e dei 400. Allora, se Tucidide è cacciato di Atene, è cacciato via, quindi viene mandato in esilio in Tracia, com'è possibile che queste cose lui le sappia in maniera così puntuale? Quindi, secondo alcuni, tra cui gli
l'autore che ho citato prima, cioè Luciano Canfora, nel 411 sicuramente Tucidide è ancora ad Atene. Poi quello che si sa è che si ritira in Tracia dopo che la congiura degli oligarchi viene eliminata, viene ripristinata una democrazia fortemente radicale, e si in Tracia e presso il re macedone Archelao I, e assieme ad altri fuoriusciti da Atene, tra cui il poeta tragico Euripide. Allora, il resoconto che noi abbiamo dei vent'anni e passa della guerra del Peloponneso è stato diviso in volumi dagli Alessandrini. La prima divisione che c'è della guerra del Peloponneso è una divisione tratta dai rotoli, a cui corrisponde solo un anno di guerra, divisa in estate e in inverno, e ogni rotolo viene firmato, perché ogni rotolo finisce con questa affermazione. Così si concludeva, primo, secondo, eccetera, eccetera, anno della guerra raccontata da Tucidide. La divisione che abbiamo oggi in otto libri è posteriore, quindi vengono, anche perché si aggiunge qualcosa alla guerra del Peloponneso, non proprio di Tucidide, perché la guerra del Peloponneso, secondo tutti gli otto libri che abbiamo, termina nel 411, ma in realtà la storia va oltre e sembra che sia stata continuata, alcune teorie dicono che è stata continuata nelle elleniche di Senofonte fino al 404, anno della distruzione di Atene. Quindi questa quindi diciamo che quello che noi sappiamo della vita di Tucidide è molto poco. Non sappiamo nemmeno dove muore. Alcuni dicono che sia stato ucciso, assassinato, oppure morto in Tracia. Perché da una parte della Tracia? Perché il nostro caro amico Tucidide era un ricco signore. Era un ricco signore che aveva la possibilità di gestire le miniere d'oro, e quindi questa cosa farebbe pensare che lui si sia ritirato poi alla fine della vita da quelle parti. Chiaramente Tucidide è consapevole, e in maniera consapevole scrive la storia della guerra del Peloponneso, che lui non titola in questo modo, non è stata titolata così, il titolo era probabilmente Storia, come quelle di Erodoto. Erodoto, che è l'altro grande storico greco, e comunque ha delle diversità notevoli con Tucidide, perché mentre Tucidide elimina la mitologia, gli dei, eccetera, Erodoto ancora è un po' fantasioso, eccetera, eccetera. Come si apre il libro, il premio del libro? Allora, la guerra del Peloponneso, quello che noi abbiamo volume primo, inizia in questo modo. Tucidide ateniese ha narrato la guerra tra i peloponnesiaci e gli ateniesi. Si mise all'opera subito, ai primi sintomi, immaginando che sarebbe stata grande e la più memorabile rispetto a tutte quelle precedenti. Lo arguiva dal fatto che entrambi affrontavano la guerra mentre erano al culmine delle loro forze e in ogni settore dell'apparato bellico, e dalla constatazione che il resto del mondo greco si schierava con gli uni o con gli altri, chi subito, chi nelle intenzioni.
fu il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco e in certa misura in quello non greco. Insomma, per la gran parte dell'umanità. Diventa quasi, potremmo dire, una guerra, una specie di guerra mondiale, perché poi coinvolge la Sicilia, coinvolge i persiani, quindi è tutta veramente, veramente terribile questi anni di guerra. Che cosa succede? Scusate che ricerco un attimo una cosa, ecco qua. Nell'inizio del testo ci sono importanti tre verbi che Tucidide dice. Ho congetturato, ho previsto, ho visto. Quindi quello che diventa importante in Tucidide è l'arte del vedere, che già era tipica anche di Erodoto, anche se Erodoto magari inventava delle cose. Ma probabilmente l'importanza del vedere deriva dallo studio e dalla corrispondenza, che corrispondenza in senso filosofico, che lui aveva con Anassagora. Cosa dice a un certo punto Anassagora? I fenomeni sono la vista delle cose che non si vedono. Quindi, in qualche modo Tucidide è l'inventore della storiografia moderna, come noi oggi la pratichiamo e la consideriamo. Quindi, da qui, lui che cosa fa? Quando lui fa quella dichiarazione iniziale, dice che praticamente che cosa sostiene? Che la guerra è inevitabile quando due potenze egemoni e forti vengono tra loro a contatto. È quella che da uno storico americano, Graham Allison, è stata definita la trappola di Tucidide. Cioè la trappola di Tucidide con questa perifrasi, cosa si vuol dire? Si vuol dire che nel momento in cui due superpotenze vengono in qualche modo a contatto, ed era il caso di Sparta e di Atene, il conflitto diventa inevitabile. Quindi l'analisi che lui fa è proprio legata a questo tipo di scontro che lui giudica in qualche modo inevitabile. Che cosa fa Tucidide? Divide nella guerra del Peloponneso varie fasi del conflitto. La prima, che va fino alla pace di Nicea nel 421 a.C., poi la spedizione ateniese in Sicilia e poi quella che è la prosecuzione del conflitto fino al 411. Spedizione in Sicilia che denota la disfatta degli ateniesi. Qui, nel primo libro, che cosa fa? Risale alla battaglia di Maratona e dice in qualche modo come era avvenuta, come si erano differenziate le potenze greche e quindi è da lì queste due grandi potenze vengono in qualche modo a confliggere l'una con l'altra. Ora, l'altra cosa che è importante, le cose che Tucidide tende a descrivere sono relative ai fatti. Lui si avvale di due cose fondamentalmente, dei fatti e dei discorsi, erga e logoi. Ora, il discorso che lui fa, nel senso che vuole ricercare continuamente quella che è la verità,
attraverso quella che lui chiama, quella che sarà poi definita, che lui definisce l'autopsia, cioè il vedere coi propri occhi, e va ad indagare quella che è la, diciamo, la ragione della natura umana. I suoi ritratti da un punto di vista psicologico sono eccezionali. E è consapevole di aver composto un'opera veramente importante, tant'è che nel, sempre nel primo volume a un certo punto dice: ciò che ho acquisito, ciò che ho composto è un'acquisizione perenne, non un pezzo di bravura mirante al successo immediato. Allora, il secondo libro inizia con la descrizione vera e propria della guerra e dice: ora dunque inizio il racconto della guerra tra peloponnesiaci e ateniesi e i rispettivi alleati. Nel corso di questa guerra i contendenti non ebbero più rapporti tra loro se non tramite araldi, e le ostilità tra le due parti, risolute ad andare fino in fondo, non furono mai interrotte. Il racconto riporta i fatti nell'ordine in cui sono avvenuti per estate e per inverno. Ora, quando c'è la minaccia dell'invasione dell'Attica, al governo di Atene c'è Pericle. Pericle che cosa suggerisce? Suggerisce, vista la supremazia navale della potenza ateniese rispetto agli spartani, di portare la guerra per mare. Allora, se si vuole portare la guerra per mare, bisogna che i cittadini, le campagne dell'Attica si rifugino tutti all'interno della città. Quindi si costruiscono delle mura, si sposta tutto qua, e quindi tutti quelli che erano all'intorno di Atene confluiscono nella città. Ovviamente, qui potremmo dire questa cosa che apparentemente sembra un modo di condurre la guerra che forse avrebbe avuto alla lunga la vittoria, perché era praticamente uno sfiancare il nemico che attraverso le varie incursioni della flotta. In realtà poi probabilmente questa chiusura forzata all'interno di Atene, non è che noi lo possiamo dire con certezza, forse anche quella è una delle ragioni per cui scoppia quello di cui parleremo tra poco, cioè la guerra. Allora, e adesso andiamo a questa descrizione della guerra, e adesso queste sono le parole con cui Tucidide racconta. Così si svolse in questo inverno la cerimonia funebre per i caduti, e alla fine dell'inverno si compiva il primo anno di questa guerra. Subito, all'inizio dell'estate, i peloponnesiaci e i loro alleati ai comandi di Archidamo, re di Sparta, invasero l'Attica con i due terzi delle loro forze militari, come successe la prima volta. Lì si accamparono e si diedero a devastare il territorio. Non erano ancora molti giorni che si trovavano in Attica, che ad Atene, per la prima volta, scoppiò l'epidemia. A quanto si diceva, già in precedenza si era abbattuta su molti paesi, a Lemno, altrove, ma in nessun luogo si ricordava una pestilenza di tale gravità e una tale perdita di vite umane. Ora qui il discorso, la descrizione di Tucidide si fa veramente pregnante, e in questi tempi che noi viviamo questa tragedia del Covid, non possiamo non fare a meno di constatare la somiglianza tra certe situazioni. Infatti Tucidide così prosegue: nulla potevano i medici che non conoscevano quel male e si trovavano a curarlo per la prima volta, ed anzi
erano i primi a caderne vittime, in quanto erano loro a trovarsi più a diretto contatto con chi ne era colpito, e nulla poteva ogni altra arte umana. Recarsi in pellegrinaggio, ai santuari, consultare gli oracoli o fare ricorso ad altri mezzi di questo tipo. Tutto era inutile. Alla fine, sopraffatti dal morbo, desistettero da ogni tentativo. Il morbo si era manifestato, adesso qui Tugini comincia a descrivere, fa una descrizione di come si pensa si sia introdotta la peste in Atene. Tra l'altro non si sa nemmeno se fosse una peste come noi la intendiamo, cioè quella, ma probabilmente era una malattia comunque terribile. E lui dice, il morbo si era manifestato inizialmente, a quanto si dice, ecco, questo è importante, Tucidide quando non è sicuro, no, quindi non usa il verbo ra, oida, so per aver visto, dice sempre a quanto si dice, come dicono, riferisce sempre le cose, non dico con il sospetto, però sempre con una certa attenzione. Allora, il morbo si era manifestato inizialmente, a quanto si dice, nella regione dell'Etiopia, oltre l'Egitto, e poi era disceso in Egitto, in Libia e nella maggior parte dei territori del re di Persia. La città di Atene fu invasa all'improvviso. I primi ad essere presi dal contagio furono quelli del Pireo. Ad essi perciò dissero che i peloponnesiaci avevano avvelenato i pozzi. A Pireo quel tempo non c'erano sorgenti di acqua fresca, diciamo. Poi il contagio si diffuse per tutta la città alta e il numero dei morti crebbe spaventosamente. Ognuno, medico o profano, potrà esprimere la sua opinione al riguardo. Ecco, questo qui sulla bellissimo questo passaggio sulla opinione che ci hanno veramente scassato, scusate, con queste opinioni che ci vengono propinate tutti i giorni dalla televisione, ogni telegiornale, il virologo di qua, l'epidemiologo da quell'altra parte, per cui alla fine, insomma, non, le cose concrete, vere. Quindi anche già Tucidide capiva che, insomma, c'era. Quindi anche questa cosa, se qualcuno avesse letto Illo Tempore, questo resoconto, forse qualche cosa di diverso sarebbe potuto accadere. Dunque, ognuno, quindi medico profano, potrà esprimere la sua opinione al riguardo. Quale ne fu l'origine? Quale ritiene che possano essere state le cause che furono in grado di operare un immane sconvolgimento? Per conto mio, mi limiterò a descrivere il modo in cui il morbo si manifestava. Ecco, questa parte della descrizione della peste che fa Tucidide, potremmo definire quasi in qualche modo cinica, cioè Tucidide non ha nessuna emozione di fronte a, o perlomeno l'emozione viene in qualche modo soffocata, di fronte a questo male che si espande sempre. Ora, mentre al contrario, per esempio, quando racconta tutta la spedizione, la spedizione in Sicilia, lì partecipa in maniera emotiva, ovviamente per la vicinanza dei suoi concittadini che muoiono e che poi saranno decimati nelle latomie. Ora, quindi mi limiterò a descrivere il modo in cui il morbo si manifestava e i sintomi che vanno osservati. Perché dice Tucidide fa questo? Perché qualora scoppi una nuova epidemia, si potrà riconoscere tempestivamente, avendone avuto un'esperienza precedente. Questo è quanto riferirò. E avendo visto molta gente soffrire.
L'anno era particolarmente immune da altri malanni, da altri mali che normalmente affliggevano l'antichità. Ce n'erano, ma tutti in qualche modo, qualsiasi fossero le infermità, dice, di cui si poteva aver sofferto in precedenza, tutte finirono comunque per risolversi in questo morbo. Ma per altri la malattia sopravveniva senza causa alcuna. Ecco, forse qui tu ci dite un po' scettico su questa cosa, anche perché secondo lui tutte le azioni degli uomini sono frutto di una causa. C'è anche in Tucidide, ovviamente, come in tutta la Grecia antica, il fatto che in qualche modo non tutto è così determinato, perché c'è sempre la tyche, che è qualche cosa che esula dalla volontà degli uomini e dalla forza con cui gli uomini cercano di conquistare le loro cose. Però per Tucidide la storia, a parte che per Tucidide la storia è sempre contemporanea, questo poi uno potrà dire se è giusto, però lui la fa contemporaneamente e lo vuole fare perché, questo è importante, lui ha visto. Quindi usa sempre, molto spesso, questo verbo oida, so per aver visto, per aver visto. Allora, se, che cosa succedeva? Improvvisamente persone sane erano colpite dapprima da un forte calore alla testa, con arrossamento e infiammazione agli occhi. Le parti interne, gola, lingua, erano subito rosso sangue e ne emanava un fiato irregolare e puzzolente. Successivamente, dopo il manifestarsi di questi sintomi, sopraggiungeva una specie di starnuto, una raucedine, e in breve tempo la malattia scendeva al petto con una fortissima tosse. Giungeva a fissarsi alla bocca dello stomaco e lo rivoltava, e ne derivavano evacuazioni di bile in tutte le specie nominate dai medici, e questo causava sofferenza enorme. La maggior parte fu colta da conati di vomito a vuoto che causavano spasmi violenti, in alcuni casi dopo che queste evacuazioni erano cessate e in altri molto dopo. Toccato esternamente, il corpo non si presentava particolarmente caldo o giallastro, ma era solo un po' arrossato, livido, cosparso di piccole pustole e ulcere. Internamente però l'arsura era così forte che non si sopportava di avere addosso i vestiti, anche i lenzuoli più leggeri, si riusciva a resistere soltanto stando nudi. E il piacere massimo sarebbe stato di gettarsi nell'acqua fredda. E molti di quelli che non erano assistiti lo fecero anche, in preda a una sete inestinguibile, e si buttarono nei pozzi a bere di più o di meno, non faceva differenza alcuna. Vi era poi il tormento continuo dell'impossibilità di trovare riposo e dell'insonnia. Durante tutta la fase acuta della malattia, il corpo non soccombeva al male, ma resisteva alla sofferenza contro ogni aspettativa, sicché più morivano dopo 8 ovvero 6 giorni dall'arsura interna, senza essere giunti allo sfinimento estremo, ovvero, se superavano questa fase, il morbo discendeva nella cavità addominale, dove sopravveniva una forte ulcerazione, cui si aggiungeva un'emissione di diarrea acquosa che debilitava l'organismo, e a questo stato di debolezza, nella maggior parte dei casi, portava successivamente alla morte. Bene, è quasi un trattato di semiotica medica, nel senso che questa descrizione, anche così cruda, così terribile, che ci evoca queste terribili sofferenze,
è fatta in una maniera incredibilmente precisa e puntuale. E Tucidide continua: il male localizzato inizialmente nella testa attraversava infatti tutto il corpo, partendo dall'alto, e se si sopravviveva agli attacchi più violenti, ne restavano comunque tracce sull'estremità del corpo, perché venivano attaccate anche i genitali e le punte delle mani e dei piedi, e molti la scampavano con la perdita di queste parti, alcune anche con quella degli occhi. Altri ancora, non appena si furono ripresi, persero completamente la memoria e non ebbero più nozione di se stessi e dei loro cari. La natura dell'epidemia superò le possibilità della parola e, come per tutto il resto, ognuno ne fu colpito con una violenza che la natura umana non può reggere, così che si trattasse di un evento fuori del comune rispetto ai mali consueti. Ciò fu dimostrato da una circostanza particolare. Gli uccelli e i quadrupedi che si cibavano di carne umana, anche se vi erano molti cadaveri insepolti, non si accostavano a quei corpi, o se provavano a divorarli, poi morivano. Prova ne è che tali uccelli, con tutta evidenza, scomparvero, non li si vide più del tutto. Erano i cani che, vivendo assieme agli uomini, offrivano meglio la possibilità di osservare le conseguenze del contagio. Tale era dunque la vista nei suoi aspetti più generali, e tralasciando molte altre singolarità che facevano di ogni caso un caso a sé, l'uno diverso dall'altro, la forma atipica assunta dal morbo. In questo periodo la gente non era colpita da alcuna delle malattie infettive consuete, e seppure una si manifestava, finiva comunque per far capo a questa. Gli uni morivano nell'abbandono, gli altri, nonostante fossero loro prodigate tutte le cure possibili, e non c'era rimedio che fosse uno, per così dire, la cui applicazione garantisse un qualche giocamento, perché lo stesso farmaco che si era rilevato utile in un caso, in un altro risultava dannoso. Nessun corpo, forte o debole che fosse, si rivelava in grado di resistere, ma erano mietuti tutti indistintamente per quale che fosse il regime seguito dal curarsi. Continua Tucidide andando a descrivere quello che era lo scoramento di tutta la popolazione. Infatti dice: ma l'aspetto più grave di questo male era, da un lato, lo scoraggiamento da cui era preso chi si accorgeva di essere stato colpito, perché subito ci si abbandonava alla disperazione, sicché rapidamente, lasciandosi andare, non si opponeva più alcuna resistenza. Dall'altro, che prestandosi l'un l'altro le cure, si contagiavano e morivano come pecore. E questo fu soprattutto a provocare la moria. Quindi stiamo sempre tutti lontani, mi raccomando, eh? Perché se per timore evitavano di avvicinarsi gli uni agli altri, morivano abbandonate e molte case si svuotarono, poiché non ci fu più nessuno che prestasse le cure necessarie. Ma se si accostavano ai malati, cadevano subito vittime del male, soprattutto coloro che aspiravano a guadagnarsi merito, perché sentivano l'obbligo morale di non badare a se stessi e andavano a visitare i loro amici, mentre invece perfino i parenti delle vittime si stancavano dei gemiti dei morenti.
E qui adesso lui introduce una cosa interessante, perché si accorge che chi ha preso la malattia ed è, si è salvato, in qualche modo non la riprende più, ha raggiunto una specie di immunità. Maggiore pietà dimostravano tuttavia verso i morenti e i malati coloro che si erano salvati dall'epidemia, poiché essi conoscevano già quelle sofferenze e per se stessi non avevano più nulla da temere. Il contagio, infatti, non colpiva, scusate che ho perso il segno, non colpiva mai due volte la stessa persona, almeno non in forma così forte da risultare mortale. Gli altri si felicitavano con loro e provavano quasi che nessuna, la speranza che nessuna malattia potesse mai, anche in futuro, portarli nella tomba. Le sofferenze causate dal morbo furono aggravate soprattutto per quelli venuti da fuori. Ecco qui che ritorniamo sul discorso, in qualche modo, su quello che avevamo detto all'inizio, che questo chiudersi dei cittadini ateniesi a tutti all'interno della città ovviamente non è stato salutare al momento in cui la peste è esplosa. Perché dall'affollamento determinatosi col trasferimento in città degli ateniesi che abitavano la campagna. Mancavano le case, si viveva in tuguri che in quel periodo dell'anno erano soffocanti, sì che la strage si compiva nel caos più indescrivibile. I santuari in cui si erano accampati erano pieni di cadaveri. La gente moriva sul posto, poiché nell'infuriare dell'epidemia, gli uomini, non sapendo cosa sarebbe stato di loro, divennero indifferenti alle leggi sacre, come pure a quelle profane. Tutte le consuetudini seguite in passato per le esequie furono sconvolte. Lo sappiamo anche noi ormai, oggi, tanti morti da soli. Ciascuno provvedeva alla sepoltura come poteva, molti mancando del necessario, poiché avevano già avuto molti morti, compivano l'opera di sepoltura in modo vergognoso, utilizzando pire che già erano state innalzate per gli altri cadaveri. Alcuni preferivano addirittura chi aveva provveduto ad accatastare la legna e deposto sulla pira il proprio morto, subito appiccavano il fuoco. Altri addirittura gettavano su una pira, mentre già ardeva un cadavere, il corpo che avevano portato e se ne andavano. Anche per altri aspetti, la peste segnò per la città l'inizio della corruzione. Ovviamente non è che questo prima non c'era, però era molto meno evidente. Infatti dice, ciò che prima si faceva, ma solo di nascosto, per proprio piacere, ora lo si usava liberamente. Si assisteva a cambiamenti repentini, vi erano ricchi che morivano all'improvviso e gente che prima non aveva niente, da un momento all'altro si trovava in possesso delle ricchezze appartenute a quelli per cui si credeva in diritto di abbandonarsi a rapidi piaceri, volti alla soddisfazione dei sensi, ritenendo un bene effimero sia il proprio corpo, sia il proprio denaro. Nessuno era più disposto a perseverare in quello che prima giudicava fosse il bene, perché pensava non poteva sapere se non sarebbe morto prima di arrivarci. Invece il piacere immediato e il guadagno che potesse procurarlo, quale che fosse la sua provenienza, questo divenne bello e utile. La paura degli dèi o leggi umane non rappresentavano più un freno. Da un lato perché i loro occhi, il rispetto degli dèi o l'irriverenza
erano ormai la stessa cosa, dal momento che vedevano morire tutti allo stesso modo. Dall'altro, perché, commesse delle mancanze, nessuno sperava di restare in vita fino al momento della celebrazione del processo e della resa dei conti. La pena sospesa sulle loro teste era molto più seria e per essa la condanna era già stata pronunciata. Era naturale quindi, prima che si abbattesse quasi inevitabilmente su di loro, godersi la vita. Gli ateniesi erano oppressi dalla sciagura così terribile che li aveva colpiti, poiché all'interno della città gli uomini morivano e all'esterno la campagna era devastata. Nella disgrazia, come capita in questi casi, tornava loro in mente anche quel verso che, dicevano i più vecchi, si cantava un tempo. Verrà la guerra dorica e con essa la peste. Nacque a dire il vero una disputa su questa frase. In quel verso gli antichi non avrebbero parlato di peste, ma di carestia. Ma sul momento l'opinione che prevalse fu naturalmente che lì si parlasse di peste, poiché sul ricordo influiva ciò che stava capitando a loro. Ora, probabilmente questo discorso peste e carestia è anche una specie di, cioè una, i termini greci che lui che venivano, vengono, che sono, che designano la peste e la carestia sono loimos per dire peste e limos carestia, quindi probabilmente questa assonanza di nomi ha fatto anche un po' cambiare questo vecchio detto. E qui una riflessione che fa Tucidide. Io penso che semmai dopo questa scoppierà un'altra guerra dorica e nel corso di essa ci sarà la carestia, naturalmente si canterà in questo modo. Chi ne era informato si ricordò che nel responso avuto dagli Spartani, quando avevano consultato il Dio ponendogli la questione se dovessero fare la guerra, il Dio rispose che avrebbero vinto se avessero combattuto con tutte le loro forze e promise che sarebbe stato al loro fianco. Quanto all'oracolo, dunque, esso trovava ai loro occhi una conferma degli avvenimenti, già che la peste ebbe inizio subito dopo che i Peloponnesiaci invasero l'Attica e non si estese al Peloponneso in modo degno di nota, ma funestò soprattutto Atene e poi anche altre località molto più popolose. Queste furono le vicende connesse alla peste. Ora, qui finisce la descrizione della peste, si può che rimanere quasi incantati di fronte a questa descrizione puntuale, terribile, di tutto quello che succede, che sembra in qualche modo, noi ci accorgiamo che da alcune differenze, insomma, ci ritroviamo oggi in una situazione analoga a quella descritta da Tucidide. Pensate a tutto il discorso dei medici che morivano, perché erano quelli, oppure quelli che si accorgevano che avendo avuto il morbo non venivano contagiati e quindi potevano aiutare. Questa capacità di Tucidide di analizzare le cose, di andarle a vedere fino in fondo, è veramente quello che fa di lui, probabilmente, sì, come si dicevo all'inizio, come sostengono molti, non è che lo dico io, il padre della storiografia moderna come noi oggi intendiamo. Il confronto tra Tucidide e Erodoto, anche se Erodoto magari può essere più divertente, perché Tucidide è difficile da leggere, è difficilissimo da tradurre, e Madonna, quando ero al liceo e quando capitava Tucidide, la speranza era sempre che non capitasse Tucidide,
anche se poi io prendevo sempre 4 perché non traducevo quasi mai. Va bene. E ovviamente il discorso che fa Tucidide continua e questo quindi qui diciamo che la peste è descritta nel secondo quello che noi oggi abbiamo come secondo libro. Nel terzo libro della peste della guerra va dal 428 al 426, la terza invasione dell'Attica, gli Spartani rasero il suolo Platea e massacrano tutti. Il quarto libro invece è dal 425 al 423 e nuova invasione dell'Attica e viene conclusa in qualche modo la guerra in Sicilia dove gli ateniesi sembra che abbiano qualche successo. Una cosa importante che poi Tucidide dice, che cos'è? È il fatto a parte la descrizione della battaglia di Anfipoli dove abbiamo detto all'inizio abbiamo le notazioni certe delle date, eccetera. Poi nel quinto libro abbiamo la guerra va fino al 416, con la tregua tra Sparta e Atene che dura meno di 7 anni, cosiddetta pace di Nice. Tutto il libro sesto e settimo sono invece dedicati all'impresa in Sicilia voluta da Alcibiade che convinse gli ateniesi a farla e contro cui Tucidide ha delle grandi rimostranze, dice che la sconfitta di Atene fu in qualche modo causata da una classe politica che non seppe seguire il percorso di Pericle. L'ottavo libro sono gli avvenimenti che vengono compresi fino al 411 avanti Cristo. Ora, nel sesto libro c'è una notazione importante che ci fa capire che cosa, come Tucidide va a analizzare le cose. E dice così, all'inizio del sesto libro. Nel corso dello stesso inverno, gli ateniesi meditavano di condurre una nuova spedizione navale in Sicilia, con forze maggiori. I più, per vedere se riuscivano a sottometterla, i più non avevano idea della grandezza dell'isola e del numero dei suoi abitanti, greci e barbari, e non si rendevano conto che così andavano ad assumersi il carico di una guerra non molto meno grande di quella contro i Peloponnesiaci. In effetti la Sicilia richiede, per essere circumnavigata da parte di una nave da carico, poco meno di 8 giorni, eppure essendo così grande non è terraferma solo perché è separata da un tratto di mare di circa 20 stadi. Allora, l'improntitudine di quella che è la spedizione in Sicilia è proprio dovuta al fatto, dice, beh, se tu devi fare una guerra, devi conoscere in qualche modo il territorio. Non lo conoscevano, non sapevano cosa andare incontro, ci sono andati comunque e ne hanno pagato le conseguenze. L'ultima cosa che voglio dire, i criteri metodologici su cui Tucidide affronta tutta l'opera che descrive nella guerra del Peloponneso sono praticamente due. Una concezione che è una concezione ciclica della storia,
deriva dalla necessità di conoscere il passato per comprendere i limiti, il presente e in qualche modo prevedere il futuro. Lui definisce la storia come ctema es aiei, possesso perenne. Cioè ci sono dei principi universali nello svolgersi della storia che sono validi per ogni epoca. L'altro principio a cui si ispira è l'intento di avere un'opera storiografica libera dagli dèi, dai miti, eccetera, eccetera, ma basata esclusivamente sul vaglio critico, delle fonti. Quindi, ecco perché Tucidide ricorre sempre all'attestazione personale e usa, ho già detto diverse volte, il verbo greco oida, so per aver visto. Ora io so di lasciarvi perché non ho visto nessuno di voi. Arrivederci e grazie. Quindi segno.